Let's go, purchase, benvenuti a questo nuovo Classy Overpower. Stai vedendo la mia faccia scazzata perché sono morto in un bruttissimo modo. Comunque, come avete visto dal titolo, questo gameplay ho fatto ben 71 gunstreak utilizzando quest'arma ed era durante il Rotto Dark Matter, quindi questo può essere considerato come un altro episodio di Rotto Dark Matter per chi mi sta seguendo, per ovviamente il mio, diciamo, per i miei video su come sto sbloccando la Dark Matter, ed è una nucleare in questo caso incredibile fatta con questa classe in cui utilizzavo UAV, poi utilizzavo ovviamente l'uccello che spara, come non mi piace chiamarlo, e poi later, in questo caso il Visat, come veniva chiamato sui vecchi giochi. Questo gameplay, ragazzi, è molto bello. Come vedete, sto praticamente giocando a pushare in faccia agli avversari. Sto utilizzando Heatwave perché comunque è uno specialista molto forte e molto divertente da usare. Quello che vi voglio dire è, vi voglio parlare di questa classe, vi voglio parlare del Manowar, che secondo me è un'arma fondamentale. La vedete in molti gameplay di molti pub stomper ed è una tra l'altro delle più forti. Ma prima di dire questo, voglio dirvi, ragazzi, di guardare la serie di Rotto Dark Matter, spolliciarla, perché ci perdo veramente tempo dietro, specialmente a ritrovare i video. Soprattutto ci ho messo tanto impegno per farvi quei gameplay assurdi che avete visto ovviamente sui vecchi episodi e su quelli che state vedendo ora, perché sono a Colonia quando state vedendo questo video. Sto facendo praticamente il training e farò l'analista in questo caso sia per l'evento di qualificazione dei team della Challenger sia per le finali della stagione 1 della COD War League, LMC, Lega Mondiale Call of Duty, quindi sarò lì a fare l'analista, a portare quello che è il mio commento tecnico, gli aneddoti sulle squadre, sui giocatori, quello che so io, ovviamente, una sorta di commento a bordo campo, se così si può dire, una sorta di desk dove sarò io in giacca e cravatta. Ovviamente mi vedrete lì su twitch.tv/Call of Duty, potrete vedermi e ovviamente seguire quelli che sono i pro team europei. Vi consiglio di farlo, specialmente perché piano piano il competitive potrebbe veramente crescere qui in Italia, e allo stesso tempo magari un giorno, magari per la stagione 2, ci potreste essere voi lì invece ovviamente di solamente gli altri team europei. Beh, una cosa che mi dispiace molto è che non ci sono squadre italiane quest'anno. È veramente brutto da dire e da pensare, ma vedremo ovviamente in futuro, ovviamente, che qualche team nuovo, magari mi piacerebbe vedere nuovi nomi, nuove persone giocare. Ormai quasi tutti i player della vecchia guardia stanno abbandonando, in questo caso stanno smettendo di giocare competitive, perché ovviamente arrivati a una certa età non si può più competere con quelli che sono i ragazzini, se così si può dire, i ragazzi, i giovani, che sono forti, hanno riflessi e vogliono imparare, hanno una fame di vincere incredibile. Comunque, non è quello di cui voglio parlarvi. Ora partiamo subito con il Classy Overpower, in questo caso del Manowar, e cominciamo a parlare di quest'arma fantastica, a mio parere. Un'arma molto particolare e unica, secondo me, nei vari Call of Duty, quindi può essere etichettata come una nuova tipologia di arma. Allora, per prima cosa bisogna dire che il Manowar, l'uomo della guerra, ha un caricatore da 30 colpi. Il suo caricatore esteso è, come tutti gli altri, arriva a 42, perché 30 aggiunge solo 12 colpi il caricatore esteso. Quindi non è, secondo me, un accessorio fondamentale, ma può essere utile a chi gli piace comunque sparare un sacco, avere tanti colpi di riserva, eccetera eccetera. Il suo radio di fuoco è di 515 colpi al minuto. Questo vuol dire che è una delle armi più lente automatiche di questo gioco, e sì, è molto lenta, ma allo stesso tempo è una di quelle col più alto impatto e danno. Cosa vuol dire? Che può uccidere con 3, massimo 4 colpi. Questo perché ha un danno di 40, cioè un giocatore a 100 di vita, voi immaginate, fate 40 con un colpo, quindi basteranno 3 colpi per uccidere. Questo da 0 a 38 metri. Più avanti, da 38 metri in su, arriverete a uccidere con 4 colpi, poiché il danno scenderà a 30. Se utilizzate canna lunga, ovviamente raddoppierete in questo caso la portata, portando quindi da 38 metri a 76 metri il range ovviamente minimo. Quindi vuol dire che voi ucciderete con 3 colpi fino a 76 metri. Cosa vuol dire questo? Che quasi in ogni mappa praticamente ucciderete sempre e solo con 3 colpi. Però c'è una cosa che bisogna dire, c'è un malus ad utilizzare il Manowar. Per prima cosa, oltre ovviamente al radio di fuoco molto lento di cui vi ho parlato precedentemente, il Manowar ha un rinculo molto difficile da controllare, ed è difficile fare headshot dovuto al suo rinculo, come lo dico io, a rimbalzi.
Arma ottima da lontano, ma molto debole da vicino, dovuto al suo raggio di fuoco. Dal suo meglio da media e lunga distanza, quindi da vicino è molto facile perdere contro gli SMG o altri fucili d'assalto che sparano più velocemente. Questo è dovuto proprio a questo suo raggio di fuoco basso. Ma comunque, se magari qualche colpo viene mancato dall'altro giocatore con un'arma diversa dalla vostra, sicuramente lo ucciderete, poiché il suo impatto, il suo danno così enorme, lo distruggerà. Ma bisogna dire altre cose sul Manowar che molti non conoscono, comunque forse non ci fate caso. Non ci fate caso. Allora, per prima cosa, il Manowar è lento a mirare ed è lento a mirare anche durante la corsa. Un'altra cosa che bisogna dire è che i vostri movimenti quando mirerete e vi sposterete, sia con calcio regolabile sia senza, sono molto più lenti, quindi fate attenzione a questa cosa perché è molto difficile uscire da un angolo e quindi essere abbastanza veloci per sorprendere un avversario e sfruttare la broken cam, la cosiddetta broken cam. Io quest'arma la consiglio con un mirino assolutamente, perché non mi trovo bene con le sue tacche metalliche, quindi fidatevi di me, è la cosa migliore da fare. Il rinculo è molto prevedibile e non ha bisogno in questo caso di utilizzare il calcio o l'impugnatura anteriore, come la volete chiamare, per ridurre il rinculo, poiché il suo rinculo non è, diciamo, verticale, ma è più o meno una sorta di orizzontale basato a rimbalzelli tra un colpo e l'altro. Quindi ogni colpo andrà in alto per poi ritornare alla posizione di partenza. Oltre a questo, quest'arma quindi si presta al meglio utilizzando canna lunga o fuoco rapido, a mio avviso. Quindi se volete utilizzare un quarto accessorio, vi consiglio questo. Perché un quarto accessorio? Perché, come dico io di giocare del Manowar, o come lo state vedendo qui nel video, lo sto utilizzando solo con estrazione rapida, calcio regolabile e il mirino Ole o Ilo, come lo volete chiamare, a seconda se avete il gioco in inglese o no. Quindi fidatevi di me, utilizzatelo solo con questi accessori. E perché non vi dico i perk? Perché non vi dico i perk da utilizzare? Oltre ad utilizzare, vabbè, prestigiatore è l'unico da utilizzare fisso, gli altri perk vi lascio a voi scegliere il vostro setup. Avete già visto il setup che uso genericamente sui fucili d'assalto o comunque sugli SMG nei vari classi overpower. Potete copiare quello e in questo caso aggiungere un'arma secondaria, una granata, aggiungere un perk in più a quello che sono uno dei vari comunque specialità, al primo, secondo, terza, quindi potete scegliere voi. Vi ho lasciato questa classe in modo che voi possiate spaziare con la vostra mente e mi piacerebbe tanto avere un feedback da voi su questa classe, avere un'idea, diciamo, di che cosa avete usato. Avete aggiunto fuoco rapido? Avete aggiunto canna lunga? Non avete aggiunto nessuno dei due e invece avete messo un perk? Sì, quale perk? Avete messo fantasma? Avete messo, che ne so, propulsione furtiva e maschera tattica? Mi piacerebbe veramente saperlo perché mi interessa tanto avere le varie idee, diciamo, di come giocate, eccetera, eccetera. Specialmente con quest'arma che si presta così ad avere delle classi ibride comunque o molto diverse. L'importante è utilizzare stazione rapida, calcio regolabile e mirino. Il tutto farà da sola quest'arma, non vi preoccupate, è fortissima, impatto, penetrazione pure dei muri ottima, quindi potrete fare i wallbang, questo dovuto al suo alto danno, al fatto che fa 40 di danno. Quest'arma crea veramente dei massacri, bisogna dire. Non sarà precisissima, non sarà velocissima a sparare, ma ha il suo perché. Come sapete, in Call of Duty è sempre meglio avere un'arma che fa tanto danno o avere un'arma che spara velocemente. Non si può quasi mai avere entrambe le cose, quindi dovrete scegliere e dovrete ovviamente imparare ad utilizzarla, perché tante volte quando uscite premando, come vi ho detto prima, essendo molto lenta, avrete la sfortuna di non riuscire ad eliminare un avversario. Quindi mi raccomando, sfruttate il fatto di preimmare, in questo caso gli angoli, non uscite mai in preim da dietro un angolo. Fidatevi di questi consigli perché vi aiuteranno sicuramente. Oltre a questo, dato che questo qui era un episodio di Rotto Dark Matter e non è stato aggiunto, non fa niente, però vorrei comunque che avere una vostra opinione su quelli che sono gli altri episodi che ho fatto di Rotto Dark Matter, se vi stanno piacendo, se volete che arrivi finalmente alla fine, a quando ho sbloccato la Dark Matter che ho fatto in streaming con voi assieme ai subscriber, a cui ringrazio tutti per aver partecipato. Comunque, oltre a questo, l'ultima cosa che vi voglio dire è che ora sono a Colonia, sto facendo ovviamente dei video là, sto facendo il training, quindi mi dispiace se non posso rispondervi ai messaggi su Facebook, su Twitter, qui sotto nei commenti. E se in questi giorni avete visto, prima che ovviamente partissi il 23, che ho fatto pochi streaming eccetera eccetera, è perché ovviamente ho dovuto preparare molte cose per questa partenza per Colonia, ho dovuto sistemare molte cose, quindi è normale, ragazzi, che sia stato un pochino preso e abbia dovuto tralasciare un pochino lo streaming, ma non vi preoccupate, tornerò ovviamente a bomba, come si torna da
da Colonia. Sarò anche al Romix, allo stand Razer e Asus e Afk Store, quindi ci si vedrà anche lì. Sto pianificando un pochino di cose, mi sto dando molto da fare, avrete delle novità molto belle per quanto riguarda COD Sport in Italia, non posso dirvi altro, mi dispiace, devo mantenere il silenzio stamp. Comunque, bitches, sono felice anche di... ho saputo che ci sarà una LAN di MLG barra di certo, come la volete chiamare, nella modalità COD World League qui in Italia. Sono contento perché comunque ho saputo che si sono iscritti più di 16 team, quindi mi fa felice vedere che ci sono così tante squadre, specialmente il 90%, diciamo anzi il 95% di queste squadre che si sono iscritte sono fatte da ragazzi giovani, e spero un giorno di vedere questi ragazzi competere ai massimi livelli in Europa. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, grazie a tutti del supporto, lasciate un like, fatemi sapere ovviamente una vostra opinione su questa classe, io vi saluto, Power, il vostro giocatore, il COD preferito, va via, let's go, fatemi sapere ancora qui sotto un commento su questo video.